Buonasera, saluto a tutti, sono l'avvocato Maurizio Cerchiara, noi già ci conosciamo tramite sempre YouTube. Vi ricordo che il nostro sito, se volete risentire altre occasioni in cui io, il dottor Vitali o altri amici abbiamo parlato, è Accademia della Libertà Reloaded è il Accademia. primo blog, il secondo è in ordine alfabetico Alba Mediterranea, tutto attaccato YouTube. Andate e vedrete centinaia dei nostri video e quindi vi potrete ampiamente informare su tutte le situazioni dell'attualità. Noi facciamo anche delle rassegne stampa, per cui è inutile comprare i giornali, i nostri commenti che ci auguriamo essere conformi a quello che pensate voi e ovviamente saranno, come dire, coerenti Quindi con la nostra ricapitoliamo, i nostri opinione. video sono e anche i nostri principi, perché ci sono anche delle denunce che si possono stampare, che hanno presentato il dottor Vitali e altri amici, sono Accademia della Libertà Reloaded. Reloaded, Reload sarebbe in inglese, Reload. e poi Alba Mediterranea tutto attaccato YouTube. YouTube. Detto questo, voi sapete che parlo sempre di questioni comunitarie. Ebbene, una cosa di cui si parla poco è che la nostra riforma costituzionale per cui andremo a votare praticamente produce un elemento molto negativo sul piano comunitario. Perché ci sono delle norme che direttamente assoggettano l'Italia ai voleri e alle decisioni comunitarie. Perché si parla di attuazione delle decisioni comunitarie. Mentre altre costituzioni europee parlano di collaborazione. Quindi questo dimostra vieppiù, se ce ne fosse ancora bisogno, che questa Costituzione è stata ispirata non per migliorare, come dice il Presidente del Consiglio, la situazione costituzionale, la situazione di governabilità, la situazione praticamente di Sono revisione tutte e di menzogne. migliorabilità della società e del decisionale, il rapporto con i cittadini. No, è stata decisa, voluta dalle istituzioni finanziarie, dalle multinazionali, perché i cittadini e i lavoratori del nostro paese fossero ancora più assoggettati alle stesse. E quindi praticamente è molto negativa. E occorre votare no, se si vuole salvare veramente l'Italia. Ma dice, ma che succede se vince il sì, ci saranno tali e tanti contrasti che si verificheranno dopo questa pronuncia, che comunque sarà messa in discussione. Perché non sarà governabile, sì. Mentre il no è governabile, perché rimane la Costituzione quella che era. E rimane soprattutto il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Che Lavoro, ha una che è sua un elemento importanza. fondamentale per la composizione fondamentale Dei degli conflitti in interessi materia in lavorativa. materia lavorativa e che loro vogliono eliminare perché vogliono eliminare la componente lavoro della nostra Costituzione. Certo, perché vogliono praticamente che si affermi sempre di più il fatto che praticamente il lavoratore non ha tutele. Esatto. Già col Jobs Act si è creato un lavoratore senza tutele, che viene in un primo momento assunto perché ci sono degli sgravi fiscali, quindi loro si presentano come i solutori delle questioni. E poi però viene licenziato e non ha tutele, e quindi loro lo hanno rovinato, perché mentre prima forse non veniva assunto, o veniva assunto in certe condizioni, ma poi aveva una tutela, oggi non ha più tutela. E col Jobs Act sono riusciti a far diventare qualsiasi tipo di lavoro un lavoro precario, mentre prima non era così. Quindi la gravità di queste decisioni di carattere governativo è elevatissima, e questa riforma poi è negativissima. Quindi vi prego se ci volete risentire, di riconnettervi con questi siti, Alba Mediterranea Reloaded, oppure Accademia della Accademia della Libertà Libertà, Reloaded. correggo, scusate, Accademia della Libertà Reload, oppure Alba Mediterranea tutto attaccato, Alba Mediterranea YouTube. YouTube. Ecco, con questo vi aiuto. Ecco, questa frase che io vi ho detto, che ci sono degli articoli, sarà inserita in un contesto, sarà inserita su questi siti, quindi voi la potete anche rileggere, perché sono poche righe che ho scritto. E con questo saluto a tutti e vi auguro una bella vittoria del no, che si possa festeggiare, che si possa, perché non è detto,
Quindi per noi è un festeggiamento se si verifica una vittoria del no, che si possa festeggiare tutto insieme la Perché le salvezza forze di questi tedeschi. dell'oppressione economico-finanziaria Sono sono potentissime e c'hanno potentissime un sacco di mezzi finanziari. e soprattutto convincono i coglioni. Eh Ecco, sì. la cosa importante è la convinzione dei Eh coglioni, sì, che noi viviamo in un paese pieno zeppo di coglioni. Adesso, quando interverrò io, dirò alcune adesso cose. vi lascio al dottor Vitali. Va benissimo. Tu puoi prendere quella sedia e metterti qui perché io devo fare. Ah no, lo faccio Esattamente. dopo, guarda, lo faccio Va dopo. bene, no, no, come vuoi. No, 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 vengo qui perché sennò poi non faccio quello che devo fare. Ancora non si vede nessuno. Eccolo qua. Sono ben Aspetta. centrato? No. Sono ben centrato? Non si può male. Adesso sì. Perfetto. Adesso è perfetto. Va bene. Allora, cari amici, riprendiamo il nostro discorso e speriamo di poterlo portare avanti ancora per lungo tempo, perché noi siamo interessati a che almeno i nostri amici abbiano l'informazione che devono avere. Però prima di iniziare la mia rassegna stampa, vorrei fare una piccola considerazione personale. Leggendo e rileggendo i testi di storia, io mi sono sempre chiesto, soprattutto di fronte a certe particolari situazioni, mi sono chiesto nel passato, la situazione del passato, nell'epoca medievale, nell'epoca rinascimentale, nell'epoca risorgimentale, ma è mai possibile? Poi non parliamo della decadenza, dell'epoca della decadenza dell'impero romano e delle invasioni barbariche. È mai possibile che le persone che vivevano certe situazioni non se ne accorgessero? Ebbene sì, non se ne accorgono. Oggi ci troviamo in una situazione che è di una banalità elementare, tale che il più idiota, il più sprovveduto riesce a capire perfettamente qual è l'operazione in corso e come il tentativo di portare alle estreme conseguenze il potere sempre più drammatico e sempre più onnicomprensivo della finanza, cioè il vero e proprio potere contro che cosa? Contro il lavoro, contro l'umanità, contro l'uomo e quant'altro. E questo tentativo è evidentissimo. E lo è a maggior ragione attraverso personaggi come questo Matteo Renzi, che effettivamente si capisce perfettamente essere un burattino nelle mani del potere finanziario. Quindi, Molto questo, qualificato. sì, squalificatissimo, No, no, qualificato, non qualificato. sappiamo qual è il suo titolo di studio, Perché oltretutto. se Noi però sappiamo, sta a convincere. no, convince i coglioni. No, e no, e no, tu non puoi fare così, perché tu, Beh, come vuoi. se le persone normali sono di quel livello e lui riesce a convincere quel livello, lui è bravissimo. Allora, vediamo quali sono queste persone normali. Allora, prima di tutto, quelli che lui convince sono quelli che a priori sono interessati Ah, vabbè, questa è una parte però. mantenere. Gli altri non li convince per niente, anzi li fa irritare e sono tutti imbestialiti contro di lui. E come succede sempre con i pagliacci. Secondo, le persone che hanno subito questa elezione sono persone che abitualmente subiscono le decisioni del potere. Matteo Renzi, che fu, come abbiamo detto più di una volta, selezionato da Mike Bongiorno sulla base della sua fotogenicità e sulla buona chiacchiera che aveva, Mike Bongiorno ricordo, beh, Matteo Renzi è un personaggio che è stato subito, perché se non ci fosse stato un certo Giorgio Napolitano che l'ha preso dal pantano e l'ha portato a diventare capo del governo, se si fosse presentato spontaneamente alle elezioni, forse un voto l'avrebbe preso, quello di sua moglie o di sua madre. È l'unica cosa che possiamo dire, forse anche il voto della mamma della Maria Elena Boschi, ecco, questi tre personaggi molto molto influenzabili, diciamo così. Detto questo, inizio con la mia rassegna Possiamo, stampa. siccome io devo fare una cosa, possiamo un attimo, puoi un attimo spostare te? No, io resto qui e tu ti porti in qua, certamente, certamente. Però ti Tu devo dare una ti... stessa. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, Ecco, ti sposti qua perché devo fare una cosa di e io carattere. vengo qui. E tu ti rimetti dove stavi prima, Io mi rimetto.
No, aspetta, prima io mi metto al posto tuo, così tu vedi se mi si vede bene. Sì. Perché io non lo posso fare perché sono bloccato da te. Poi questo. Vediamo non... questa poltrona. Sì. Mettiamo. Allora io mi rimetto dove stavi, guarda se mi si vede bene. Perfetto, va bene così. Allora ecco. Il passaggio è stato immediato e veniamo a noi. Allora, uno degli ultimi numeri, abbiamo uno degli ultimi numeri in panorama, è molto importante, e adesso si scoprono tutti i trumpisti. Allora, dice, ah, vedi che vigliacchi, no, ma questo è il destino dell'umanità. La gente si schiera sempre con chi vince, e soprattutto con chi ha saputo vincere e ha saputo sollecitare l'interesse politico e oltretutto anche individuale, di una buona massa di statunitensi che non avrebbero mai pensato di andare nemmeno a votare. E questa è una delle caratteristiche più importanti che ci fa felici della vittoria di Trump. Il secondo elemento, ugualmente molto importante, è che, come noi avevamo preconizzato a suo tempo, Trump si è messo subito d'accordo con Putin, perché prima del nuovo pesantissimo attacco che le forze armate russe hanno sferrato contro quella superfetazione della CIA che si chiama ISIS o quant'altro, tutto inventato ovviamente dalla mente molto fervida dei vari Michael Ledin, dei vari Kissinger, Brzezinski e quant'altro. Prima di questo attacco c'è stata una lunghissima chiacchierata telefonica tra Trump e Putin, e questo per me è molto importante, soprattutto se consideriamo che la Hillary Clinton, la clitoridea Clinton Hillary, aveva promesso lo sfracello qualora lei si fosse avvicinata al potere, che in questo caso era un potere assoluto, perché lei sarebbe stata né più né meno che la rappresentante diretta del potere economico finanziario di coloro che gestiscono non solo il potere finanziario in quanto tale, ma anche il potere delle fabbriche di armi. Ricordiamoci che la struttura portante dell'economia vera degli Stati Uniti è l'industria delle armi, ricordiamocelo bene. Ora, questa situazione è stata ribaltata, che ne dicono i soliti detrattori, oppure quelli che sono stati colpiti pesantemente anche nelle loro posizioni ideologiche, che ne dicano, questo è un elemento importantissimo e ci dimostra anche che buona parte delle ragioni del voto che gli americani hanno dato a Trump è che gli americani non hanno nessuna intenzione di andare in guerra e morire per fare gli interessi di Rockefeller, di Rothschild, della Goldman Sachs e via discorrendo. Allora, leggiamo alcuni articoli che della nostra abituale rassegna stampa. Guarda un po' che questo importante avvenimento trumpista ha risvegliato anche i preti, perché qui abbiamo l'Osservatore Romano che si accorge. L'Osservatore Romano si accorge di una cosa strana e lo scrive qui tranquillamente: il denaro deve servire e non governare. Ma guarda un po' che cosa hanno scoperto i preti, che si dicono interpreti di una civiltà millenaria. Stranamente, l'abbiamo già letto altre volte, anzi abbiamo letto un articolo molto bello in cui si ricordava come il signor Franceschiello, papa o sedicente papa o creduto papa, abbia completamente dimenticato tutta una sequenza di dettami della Chiesa che contrastavano sistematicamente il potere dei finanzieri. Qui il discorso potrebbe andare molto lontano, perché noi sappiamo perfettamente che certi contrasti e certe dichiarazioni erano determinate anche da fattori contingenti, ma non è questo il caso. Siccome questi signori pretendono di parlare in maniera apodittica e dicono di essere loro che rappresentano il pensiero di Dio, glielo lasciamo dire,
Non l'hanno mai detto, perché questa è una frase scritta in uno degli ultimi numeri dell'Osservatore Romano, lo voglio far rivedere, dove evidentemente questi qui si sono accorti, no, che il denaro deve servire a non governare. Stranissimo, strano che non se ne fosse accorti prima, ma sempre per rimanere, se rimanere nell'ambito dell'Osservatore Romano, abbiamo delle frasi, ecco qui, nei panni degli altri, ecco qua. Nei panni degli altri, peccato che i primi a non mettersi nei panni degli altri sono proprio loro, sono proprio i preti, soprattutto le gerarchie vaticane, i quali chiacchierano, predicano e poi se ne guardano bene a mantenere, perché i poveracci che arrivano, gli dicono poveracci, che arrivano in Italia, da tutti sono assistiti fuorché dai preti, ma questa è un'altra cosa, anzi... Beh, questo non è vero però. Sono assistiti per interposta persona, ci guadagnano. Andate a vedere il guadagno delle cooperative cattoliche che si interessano, poverini, degli emarginati e dei migrantes, e vedrete che è una cifra che rasenta i 4 milioni di miliardi all'anno, 4 mila miliardi, scusate, io faccio sempre un riferimento alle lire, 4 milioni di euro all'anno, 4 mila milioni di euro all'anno, soltanto per pagare le cooperative che, gratuitamente evidentemente, no, si dedicano all'assistenza di questi poveri derelitti. Abbiamo altre cose che dobbiamo leggere, un'altra dichiarazione importante del Papa, che con l'elezione di Trump si è trovato piuttosto, come dire, spiazzato. Lui infatti ha detto una frase che ci ha colpito, ha detto: io mi preoccupo delle vittime, dei poveri, sai, la vittoria di Trump crea dei grossi problemi. Però io mi preoccupo dei deboli e dei disarmati. Ora, non l'aveva mai detto, non si era mai preoccupato. Quando c'erano i bombardamenti contro l'Iraq non si preoccupava. Quando l'infame embargo all'Iraq provocò circa 1,5 milioni di morti tra bambini e anziani e vecchi, perché l'embargo escludeva la possibilità di fornire medicine, il papato in generale, è vero, non questo qui, non si è mai preoccupato. Io non ho mai sentito qualcuno che dicesse: poveri iracheni stanno morendo e noi ci preoccupiamo. Non si preoccupavano affatto, ma parlo di questo. Quando alcuni aerei automatici comandati a migliaia di chilometri di distanza uccidono i poveracci in Palestina, ad esempio, il papato non si è mai preoccupato. E queste sono cosette abbastanza interessanti, se non le diciamo noi non lo dice nessuno, anzi gli altri dicono tutti quanto è bravo il papa che ci preoccupa. Allora, qui c'è un articoletto interessante che è di domenica 20 novembre del Corriere della Sera. Intervista il ministro Piercarlo Padoan. Vedi un po' cosa dice il ministro Piercarlo Padoan, questo ministro apolide che è già stato ministro della finanza in Argentina e in Portogallo, distruggendo completamente quelle economie. Il ministro Padoan, ripeto, un uomo apolide tra i tanti che ci troviamo tra i piedi giornalmente, dice questo personaggio, questo è il Corriere della Sera: dopo Brexit e Trump sale l'incertezza, il sì alla riforma aiuterà l'economia. Allora, se lo dice questo personaggio, questo apolide, significa che noi dobbiamo assolutamente votare no, è fuori discussione, per la contraddizione che non consente, direbbe padre Dante. Se lui sostiene il sì, vuol dire che noi dobbiamo assolutamente, se abbiamo interesse alla salvaguardia della nostra economia e della nostra salute. Un altro articolo, sempre di questo
numero qui del Corriere della Sera, l'imposta occulta sulle partite IVA per recuperare 2 miliardi nel 2017. Hanno messo anche un'imposta occulta sulle partite IVA, ma fortunatamente qualcuno se n'è accorto e per scriverlo il Corriere della Sera ovviamente significa che se ne sono accorti e lo scrivono pure. Ma queste sono le porcate che fa sta gente qui, finanziamenti occulti, tasse nascoste, tassazione minatoria, utilizzo di gente assolutamente non qualificata come appunto i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia che sono stati nominati fuori concorso e senza concorso, cioè avventizi, ladri di galline, assurdi, l'abbiamo detto più di una volta, a taglieggiatori del popolo idiota, perché il popolo idiota non reagisce di fronte a questo taglieggio, anzi si spaventano pure, l'abbiamo detto tante altre volte. Abbiamo visto qui anche un bell'articolo, su Libero di venerdì 18 novembre 2016, Prodi ragiona sull'immigrazione. Ogni tanto il mortadella, ogni tanto qualcuno si sveglia, è vero che il titolo mi sembra competente e riguarda appunto il mortadella. Si è svegliato il nonno, si vede appunto qui che sta dormendo, non so se qualche oretta nell'ambito delle 24 ore lui riesce a star sveglio, ma in ogni caso eccolo qui. Secondo il professore, era un professore, cioè di che cosa, lo sa il buon Dio, è sbagliato portare solo nel nostro paese tutti i profughi che salviamo in mare e accusa l'Unione Europea di praticare una strana solidarietà. Oh, si è svegliato Prodi, chissà che non si sveglia qualche altro, siamo appunto al risveglio, come dire, all'ultimo risveglio, no? Leggetevi il bellissimo libro Risvegli di un grande scrittore, oltre a essere stato, è morto di recente, Sachs, un grande psicanalista e psicologo e psichiatra. Leggiamo così a caso. Questo è un altro numero di Libero, giovedì 17 novembre 2016, ci tassano anche da morti, vedi? Allora dice, vedete qui, ci tassano anche da morti. Il che significa che se è così cercheremo in tutte le maniere di non morire. Mi dispiace per me, io ho già 80 anni, ma cercherò, per fare un dispiacere a questi delinquenti, cercherò di non morire. Se non altro per fare un dispiacere a questi. Una legge per inserire l'IVA sui funerali e tagliare gli sgravi. In più un balzello su ogni operazione cimiteriale. Il Premier al Sud distribuisce soldi, detrazione totale a chi assume e 600 milioni alla Campania. Allora, mi ricorda un meraviglioso film tipico di una critica sociale molto approfondita, è un famoso film con Totò, il quale appunto per sottrarsi a certe mire anche delle tasse, a un certo punto decide di andare al cimitero da solo. Si vede Totò, morto o morente, non si capisce bene, che cammina in piedi per andare al cimitero, mentre tutto un coro di donne piangenti e vestite di nero lo sta seguendo. Mi sembra che sia la soluzione migliore. Per non pagare le tasse sui funerali dovremo andare a piedi al cimitero e Dio, il buon Dio, ce lo permetterà. Salvini a capo degli anti-UE salverà l'Italia. Questo è un articolo di Paolo Becchi. Renzi e Silvio d'accordo, si fa l'inciucio, di Vittorio Feltri. Sono due articoli abbastanza interessanti. Questo strano accordo tra Silvio e Matteo è uno stranissimo accordo che è già nato quando Silvio acconsentì a fare il paperacchio, grazie al quale nel governo di Renzi abbiamo personaggi piuttosto chiacchierati e chiacchierabili anche in relazione agli eventi dedicati a sua moglie, poverina, è stata incaricata di un incarico gravosissimo, come un incarico gravosissimo, prevede uno stipendio molto alto, ci dispiace per lei che si sacrifica
per la patria, e come altri morivano combattendo, lei sacrifica per la patria e quindi si sarà accontentata a uno stipendio molto alto. Ma è la moglie di cotale ministro, ministro è vero degli interni, che essendo ministro degli interni tante cose le fa e altre soprattutto finge di farle. Proseguiamo. Due rom dietro alle adozioni clandestine. Qui abbiamo delle merite persone che fanno delle adozioni clandestine. Qui noi comprendiamo perfettamente l'esigenza di tante famiglie che vorrebbero avere dei figli e si attaccano a tutto pur di averli. A queste persone che si mettono a rischio oltretutto di essere turlupinati dai rom, perché i rom ne fanno di tutte. Ricordiamoci che una volta si raccontava, e io ricordo che ero bambino, mia madre mi spaventava sistematicamente, mi ricordava che i rom rapiscono i bambini, anzi da questo punto di vista voglio ricordare un bellissimo film con Stanley e Olio, Stan Laurel e Oliver Hardy, ecco, per dirla ad Alberto Sordi che ne doppiava uno, e che in quel momento loro due vengono rapiti dai rom e deformati, messi dentro certi posti dove vengono deformati e utilizzati per i loro baracconi, per i baracconi dei rom, hai capito? Quindi era qualcosa che, come suolci dire, girava, erano notizie che giravano, anzi era dato tutto per scontato. Quindi, cari amici, cercate di non affidarvi ai rom e cercate di farveli per conto vostro. So perfettamente che anche lì il discorso è molto difficile, affidarsi a chi garantisce che si possa ottenere facilmente una figliolanza attraverso pratiche di manipolazione genetica vuol dire affidarsi, buttarsi come, diciamo così, nel vuoto. L'abbiamo già detto più di una volta, andate a vedere su Accademia della Libertà i video che stiamo facendo per denunciare le speculazioni che ci sono attorno a queste operazioni. In ogni caso io dico sempre meglio di tuo che di altri, anche perché sappiamo, e bisogna che queste persone che adottano bambini, soprattutto se sono bambini consegnati dai rom, ci sono moltissime persone che poi passano la vita in un grande travaglio, una vera odissea di cui noi potremmo trattare a lungo, perché siamo venuti a conoscenza a suo tempo di storie assolutamente incredibili. Questi bambini che diventano adulti, nel momento in cui diventano adulti si rendono conto che non sono figli ovviamente di quelli che dicono di essere i loro genitori e vanno alla disperata ricerca, è un fatto naturale, alla disperata ricerca dei loro genitori naturali, e questo comporta gravissimi traumi, gravissimi danni nei confronti degli adottatori. L'abbiamo detto e vedremo cosa fare. Questo è il Corriere della Sera. Abbiamo solo 23 controllori nelle strade dell'Emilia, eccolo qua, il veto italiano a Bruxelles, Renzi e il bilancio dell'Unione, l'ipotesi ticket per entrare nell'area Schengen. Qui i ticket sono dappertutto, uno vuole entrare nell'area Schengen, paga il ticket. Allora, il ticket lo metteranno, perché oltretutto il bello è questo: si prospetta per il gennaio prossimo un aggravamento della spesa per ogni singolo cittadino per la sanità. Questo aggravamento sarà sicuro se vince il sì, perché forte di un consenso dei coglioni, loro si sentiranno il diritto di fare quello che vogliono. Quindi bisogna, anche a tutela della sanità nazionale, bisogna votare no, se no voterete sì e pagherete per avere un servizio sanitario che prima avevate gratis. Ringraziate con ciò i coglioni che vi prospettano di votare sì. Ecco, qui l'avevo accennato prima, lo faccio vedere di nuovo, le preoccupazioni del Papa. Ecco, il Papa eletto, ecco, anti-Trump, Bergoglio, mi interessa soltanto se fa soffrire i poveri. Hai capito quanto gli interessa a lui? Allora, se noi andiamo a vedere la storia della Chiesa, che è una storia abbastanza consistente, e ovviamente loro dicono che la storia della Chiesa
è la storia dei figli di Cristo. Allora, perché non basta soltanto le dichiarazioni di questo Papa, che si accorge oggi che esistono i poveri, perché ha vinto Trump, prima no, prima quando c'era Obama i poveri non esistevano, anzi diciamo più, di più, i poveri li ha suscitati Trump stesso, è un mago Trump, il Papa invece è un bravo uomo, un sant'uomo, andrà sicuramente in paradiso. Dove, secondo quelli che sono i racconti, i dettami della religione cristiana, dovrebbe trovare anche il buon Lazzaro, capito? Il Papa, questo Papa qui, che ama i poveri, capito? Ha donato tutto ai poveri lui. Cavolo, scherzi. Andate nelle chiese, vedete che sono tutti pronti a donare ai poveri. Poi andate anche a chiedere, per favore, quali sono le chiese, i monasteri vuoti, le ex scuole, i seminari completamente vuoti che il papato ha messo a disposizione dei poveri. Ricordiamoci questo, anzi vorrei far presente un'altra cosa, questi vivono esclusivamente di facciata. Quando si parla dei poveri la mente corre ad esempio alla Caritas. La Caritas è composta di persone molto buone che aiutano i poveri. Però nessuno dice che i soldi che utilizza la Caritas per dar da mangiare ai poveri sono soldi dei comuni laici, non sono soldi che la Chiesa elargisce ai poveracci. Teniamolo ben presente. Però c'è scritto qui, questo è molto importante, è il giornale, però il tycoon piace ai cattolici. E questo è un fatto estremamente consistente e concreto. Perché? Perché noi sappiamo, e l'abbiamo già detto più di una volta, che c'è una sostanziale rimonta dei cattolici negli Stati Uniti d'America, e per noi è un fatto molto positivo. Più scompaiono lor signori, più scompare questo matrimonio che risale al 600 fra un certo protestantismo, soprattutto il protestantesimo anglosassone, e la finanza ebraica, perché ci sono delle connessioni che conosciamo molto bene, diciamo così, i cosiddetti cristiani rinati, non sono perché sono rinati, perché prima erano morti, non so, erano morti, forse erano morti al peccato, sono rinati perché si sono redenti, chissà per quale ragione, ma insomma, diciamo così, i cattolici hanno una grande rimonta anche grazie a certe operazioni dei gesuiti. Ci risulta che i gesuiti abbiano sostenuto a spada tratta proprio la candidatura di Trump. Allora, ripeto quello che ha detto Bergoglio, poi eventualmente lo leggeremo un'altra volta per intero l'articolo. Ricordo che è sabato 12 novembre il giornale. Bergoglio, mi interessa soltanto se fa soffrire i poveri. Allora, Bergoglio aveva già detto altre volte su questioni di fondo, su principi essenziali. Chi sono io per giudicare? Allora, tu sei uno che sta in un certo posto e sei lì per giudicare. Se non sei lì per giudicare, vai da un'altra parte e ridai il posto al vero Papa, che è Benedetto XVI, che è stato inguattato per ragioni puramente economico-finanziarie. L'abbiamo già detto altre volte. Sappiamo che la scomparsa di Benedetto XVI, che resta Papa, tant'è vero che si veste di bianco, è dovuta al fatto che c'è stato un magistrato che, forte di decreti che risalgono all'Europa, era intenzionato e aveva diritto di farlo. È vero, per le porcate economico-finanziarie fatte dalla IOR e da altre organizzazioni similari, era partito con un'azione giudiziaria per commissariare la città del Vaticano. In conseguenza di questo tentativo di commissariamento hanno nascosto il Papa precedente che, sulla base dello statuto fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, è responsabile di tutto. Insomma, praticamente hanno fatto il solito trucchetto del falso fallimento, no? Ecco. Allora, se il dottor Vitali ha un pochino di tempo, io ho alcune delle domande da fare a lui, in maniera tale che lui, se ritiene opportuno, risponde, sì, e aiuta praticamente tutti quanti a farsi un'idea
magari un pochino sì. sintetica delle cose. Altre tre o quattro cosette e poi diciamo le altre cose. La Russia segue le orme degli zar, ma la colpa è anche della NATO. Allora, che la Russia, eccolo qui, questo è un articolo che io ritengo estremamente interessante, è un articolo che è stato pubblicato sul Corriere della Sera, Sergio Romano presenta con Luciano Fontana il suo libro su Putin. Ora, noi abbiamo la massima stima di Sergio Romano, il quale è una delle poche persone che ragiona, è una delle persone che ha scritto moltissimi libri, è molto seguito, è una persona che quando ha cominciato a scrivere i suoi libri l'Italia era sotto il dominio della cultura bolscevica e di questi intellettuali che praticamente erano soltanto loro e quelli che avevano ragione erano i bolscevichi di Russia, eccetera. Poi tutto quello che è successo, che cosa ha confermato? Ha confermato quello che aveva scritto Sergio Romano. Sottolineiamo comunque due cose, che Sergio Romano è un uomo molto competente, conosce la storia e conosce la geopolitica. È stato anche ambasciatore a Mosca in un momento abbastanza cruciale. È anche un uomo liberale, è un liberale. Allora, quando scrive «La Russia segue le orme degli zar», ma la colpa è anche della NATO, mi sembra che sia un articolo molto sballato. Io mi auguro che Sergio Romano faccia una correzione al titolista del Corriere della Sera. Noi sappiamo che nel Corriere della Sera i titoli li fanno altri giornalisti, non lo fa l'autore dell'articolo. Perché dico questo? Perché la Russia non può che seguire le orme degli zar, perché la geopolitica di ogni Stato, compreso la nostra geopolitica, non può che essere sempre questa. Avrà alcuni sbandamenti a destra e a sinistra, avrà una fase espansionista, una fase di restrizione, ma in realtà il polmone è sempre lo stesso. Quindi, se Putin segue la linea geopolitica della Russia degli zar, fa esattamente quello che deve fare, perché vuol dire che si attiene alla vera storia della Russia. Poi che la colpa è anche della NATO mi sembra molto strano. La NATO è un'organizzazione occidentalista gestita dagli Stati Uniti e viene utilizzata per coinvolgere molti stati dell'Europa occidentale contro la Russia. Ma che cosa c'entra questo come colpa della NATO? La Russia farà sempre la sua politica, che è politica geopolitica. La NATO è destinata a crollare nel giro massimo di un anno, capito? Perché il primo a metterci le mani, a capire quanto questa NATO è vero, sia pleonastica in questo momento, sarà proprio il buon Trump, il quale non è un fesso. L'ultima cosa che volevo dire, ecco questa. Il centrodestra serve un'identità programmatica. Questo è un articolo, niente o po' di meno, che di Gianfranco Fini. Differenze, questo è ugualmente un articolo del Corriere della Sera. Attenzione, differenze, lo dice Gianfranco Fini. Non si può dar vita ad una credibile azione di governo mettendo insieme chi vorrebbe il ritorno alla lira e alle frontiere chiuse con chi pensa che il nostro interesse nazionale possa essere garantito in modo efficace da una nuova e diversa stagione dell'integrazione europea. Ora, primo punto, oggi il governo il governo di Letta, tant'è vero che gli hanno dato il ben servito subito, e quello di Renzi, che è un banalissimo esecutore senza titolo personale, di niente, e questi sono governi che mettono insieme tutto di più, compreso la merda, soprattutto la merda. Guarda che sono i componenti di questo governo e capisci perfettamente i rifiuti che hanno raggranellato e noi speriamo quanto prima di buttarle nei cassonetti. Ora, questo Fini, che poi oltretutto finalmente noi avevamo, e mi riferisco a quello che scrivevo io in anni assolutamente non compromessi, ne scrivevo negli anni 70-80, questo Fini, che poi anche i suoi passivi seguaci hanno capito chi è, si erge
a giudice politico, dicendo delle frasi che nessuno ascolterà, perché è un uomo talmente bruciato, talmente squalificato, che lui basta che apra la bocca e accende. Che come ha detto giustamente Storace, sì, ha tradito il partito, sì, ha tradito la coalizione, ha tradito l'Italia. Esattamente. Solo per delle ragioni di carattere caratteriale con Berlusconi, quando sì, lui poteva benissimo scontrarsi con le ragioni giuridiche di Berlusconi. Ma per un uomo inventato. Ma lui l'ha fatta invece per ragioni caratteriali. Esattamente. Almeno, ricordiamo, no, hai perfettamente ragione. Ricordiamo perfettamente che il personaggio è assurdo a certi onori politici perché fu voluto di Almirante, e Almirante lo fece votare contro un grande intellettuale, un grande professore che a tutt'oggi è professore di politica, di politologia in una grande università, l'Università di Firenze, che è Marco Tarchi, che è stato Marco Tarchi. Adesso passiamo alle domande. Quindi, detto questo, tu fai le domande e io ti risponderò. Allora, visto che il dottor Vitali è un esperto della comunicazione, ci spiega come la scienza della comunicazione ha aiutato Renzi e sta aiutando Renzi nel convincere gli italiani? Beh, questa è una domanda estremamente tecnica. Tecnica è complicata, lo so, però io ti posso rispondere alternativamente, ti posso dire che malaccortamente il tentativo di applicare certe regole della comunicazione, ma nel suo aspetto più scadente, nell'ambito appunto della programmazione neurolinguistica, se a un certo punto mostra la corda, e porta tutto a finire male, perché è la tipica situazione che si verifica. Ma quali strumenti utilizzano, quali tecniche, quali criteri utilizzano per poter convincere? Allora, perché convincono! No, non è vero, assolutamente. Convincono in parte! Ma assolutamente, convincono i coglioni. Allora, un aspetto, e lo diciamo subito, prima di tutto Renzi è stato selezionato, come ho detto prima, da un grande selezionatore di personaggi televisivi che è stato Mike Bongiorno. E questa è la prima cosa importantissima. Chi conosce la storia di Renzi sa che Renzi a un certo punto ha partecipato, vedi caso, a un programma di Mike Bongiorno. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che è un uomo giovane che ha un'affabulazione facile, dove parla facilmente, ma è proprio perché parla facilmente che convince i coglioni. Cioè qui la situazione è invertita, cioè più sei coglione più vai dietro a Renzi, è un rapporto totalmente invertito. Non è ad esempio il grande comunicatore, che è un uomo anche politicamente molto acculturato, ha parlato prima di Sergio Romano. Sergio Romano è un uomo molto ben preparato, scrive benissimo, dà piacere a leggere perché cita cose che lui ovviamente conosce, è un uomo che è stato in carriera diplomatica e ha svolto benissimo questo ruolo, l'ho detto prima, ha fatto l'ambasciatore a Mosca in un momento piuttosto duro e ha gestito benissimo la sua ambasciata, però non comunica bene perché non è una persona che può mettersi lì a far tribuno, non l'ha mai fatto, non fa parte della sua natura, non fa parte delle sue competenze e non si presenta come tribuno. E lo dico anche perché ho avuto la possibilità di sentirlo parlare all'Università di Milano, soprattutto alla facoltà di giornalismo, e dove il personaggio che ha parlato benissimo poi non era nemmeno applaudito dagli studenti. Perché? Perché non sapeva suscitare quel momento dell'applauso. Renzi invece è un personaggio, come dicevo, dalla portata, fanno credere di essere una portata tribunizia, però questa sua portata, capacità tribunizia, avendo dietro il vuoto, mostra sistematicamente la candela. Questo è il fatto importante che noi dobbiamo prendere in considerazione. C'è un ultimo aspetto, mi diceva di recente una mia amica negoziante, che parlando con certe vecchiette, queste vecchiette dicevano oh, un bel ragazzo, un bravo ragazzo, eccetera. Allora quello è un fatto puramente di rapporto fisico, no? La vecchietta vede un bel ragazzo e è portata a dire sì alle sollecitazioni di questo
giovane, questo ragazzo, che si vede perfettamente essere un presuntuoso, un individuo pieno di sé, è un individuo che invece che toscano starebbe bene nella veste del bauscia milanese. Questa è la mia risposta. Allora posso proseguire sì. alla mia domanda? Io? Sì. Come? Allora io voglio dire questo. Sono qui per te. Sempre sulla questione sì. di come parla Renzi. I criteri che utilizzano per convincere le persone sono questi. Si individua un concetto, per esempio, la rottamazione della vecchia politica. E si dice, i rottamatori vogliono il no, chi vuole cambiare vuole il sì. È un pensiero molto semplice, molti ci cascano. Sì. Allora bisogna rispondere, bisogna dire, non è importante la rottamazione delle persone. Sono importanti i principi della Costituzione perché noi dobbiamo vivere secondo quelli. E i rapporti tra gli organi e le persone, e i cittadini e i lavoratori sono collegati con i poteri sulla base delle norme costituzionali. Quindi non c'entra niente la rottamazione. Non è importante. Ma lui lo fa diventare importante e invece non lo è. Altro concetto che lui dice... che l'Italia che dice sì, quindi che va avanti, che vuole costruire, che guarda al futuro, vota sì. Chi invece dice sempre di no perché non vuole miglioramenti, praticamente ferma l'Italia, non è vero. Perché l'Italia non va avanti con una riforma che è sbagliata sul puro piano giuridico. Prima perché è illegittima, perché il Parlamento è illegittimo, l'ha detto la Corte Costituzionale. Secondo, perché c'ha delle norme che complicano notevolmente la questione giuridica, i rapporti tra istituzioni costituzionali. E terzo, perché praticamente questa Costituzione praticamente non è stata fatta per il miglioramento della situazione italiana, nel senso che va verso il futuro. È stata fatta per far diventare sempre più forte i poteri forti, sempre meno potere ai cittadini, sempre meno potere ai lavoratori, sempre meno potere alle aziende, sempre meno potere ai professionisti e potere invece alla casta, potere invece alle istituzioni finanziarie. Casta finanziaria, chiariamola bene, non la casta politica. No, casta finanziaria, multinazionali, centri di potere internazionali, banche e via discorrendo. Questi argomenti che utilizza lui, che praticamente poi l'altro argomento, si semplifica, si migliora, si sottrae praticamente finalmente, si eliminiamo finalmente qualche cosa che abbiamo fatto, che era stata pensata prima ma non è stata mai realizzata, come per esempio praticamente la riforma. Noi invece l'abbiamo fatta, abbiamo tolto praticamente il Senato, ma il Senato non si toglie, quindi non l'hanno tolta, hanno peggiorata. E quindi... è vergognoso quello che dico, perché sulla pelle dei cittadini, con delle norme che li penalizzano sempre di più rispetto ai poteri forti, loro vanno avanti e dicono dei concetti che sono di carattere generale, ma che possono essere convincenti, perché loro dicono, no, noi praticamente rottamiamo il vecchio, noi siamo per il futuro, noi abbiamo fatto un qualche cosa che nessuno ha fatto e voi invece bloccate sempre tutto. No, voi non è che noi blocchiamo qualche cosa, siete voi che proponete qualcosa, un cambio della società a tutto discapito dell'uomo e a favore delle istituzioni finanziarie. Poi, ripeto, questo l'ho già detto, c'è l'elemento comunitario, che quello non ne parliamo, siamo assoggettati ancora di più, e questo non ne parla mai nessuno. Ecco, io volevo dire che no, non sono un esperto di... come lo è il dottor Vitali di... Io parlo di comunicazione, tu hai parlato di slogan, sono cose diverse. Esatto, io parlo di... chiesto di comunicazione, esatto. Ho detto quello in relazione alla tecnica. Io parlo di slogan perché loro... Tu hai parlato dei loro slogan, hai fatto benissimo a contrastarli, perché sono slogan campati completamente per aria. Non è vero, non è vero che loro rottamano per migliorare. Non è vero che propongono un futuro mentre gli altri vogliono rimanere indietro. Loro vogliono proporre il futuro in cui l'uomo ha sempre meno importanze, in cui il lavoratore ha sempre meno diritti, in cui l'impresa non deve sopravvivere più, perché deve sopravvivere soltanto l'impresa controllata dallo Stato, quella di alto livello e quella di notevole potenziale economico, perché è gestita da loro.
dalle istituzioni finanziarie. Ecco, questo è quello che loro vogliono. E l'Italia è il mezzo attraverso il quale ci vogliono riuscire. Perché negli altri paesi non hanno fatto questo. Hanno avuto la possibilità, le istituzioni finanziarie tramite l'Italia, di avere 3 governi non votati dal popolo e col tentativo di far passare una costituzione di questo tipo. Perché se passa in Italia, poi piano piano questa cosa sfocia verso gli altri paesi che non hanno questa costituzione, questi cambiamenti costituzionali, anzi prevedono delle limitazioni all'intervento della comunità e praticamente al fatto che mantiene ancora un livello di sovranità il singolo paese è stato membro, mentre con questa costituzione, fatto gravissimo, forse il più grave dal punto di vista giuridico della storia dell'uomo, perché si cerca di sottrarre a un popolo vieppiù la propria sovranità. Allora, mentre abbiamo visto tirannie di qualsiasi tipo nel corso storico, e per carità non sono un esperto di storia, forse il dottor Vitali ci vuole dare, ma questo che stiamo vedendo sul piano giuridico noi lo abbiamo riconosciuto, è il tentativo per la prima volta di portare a livello giuridico, di sottrarre a livello giuridico la sovranità di un popolo. E se ci riescono, noi perdiamo una grandissima battaglia. Noi, come esseri umani, prima che come cittadini italiani. Voglio concludere una cosa, perché è importantissimo quello che hai detto e che è una premessa a quello che voglio dire io in conclusione. Allora, qui noi, molte persone, soprattutto persone ingenue, ritengono che la proposta appunto di Matteo Renzi sia una proposta di semplificazione, cosa che non è assolutamente vero, per facilitare il governo, il che non è assolutamente vero. Allora, noi siamo per una lo ripetiamo per l'ennesima volta. Possiamo anche dire il perché, perché ci sono delle ragioni, certo, per cui praticamente il governo, praticamente non prende. Perché queste norme costituzionali propongono vieppiù scontro tra istituzioni costituzionali. Esattamente, oltretutto. E poi una limitazione assolutamente illogica, e conosciamo perfettamente, quella di far partecipare al Senato gli esponenti regionali, gli eletti alle regioni, per cui queste non staranno né nelle regioni né nel Senato, ma non è questa la cosa che ci interessa. Voglio concludere dicendo che noi siamo sempre stati favorevoli alla Repubblica presidenziale. Perché? Perché la società contemporanea va verso la tipologia della Repubblica presidenziale. Allora facciamo degli esempi. Un esempio fondamentale di Repubblica presidenziale è costituita dagli Stati Uniti d'America. Un esempio fondamentale di Repubblica presidenziale è la Russia post-bolscevica. Un esempio fondamentale di Repubblica presidenziale è la Repubblica francese, che va perfettamente su quella direzione, perché noi vediamo soltanto gli aspetti marginali, ma non la sostanza del governo interno. Altri esempi di Repubblica presidenziale li troviamo in giro per il mondo. La Repubblica presidenziale semplifica certi rapporti, ma non elimina la partecipazione popolare, come questi vogliono fare. Questi vogliono lasciare una parvenza della vecchia Costituzione approvata nel 1948, che fu approvata dopo lunghissima discussione fatta da costituzionalisti, non da una scalzacane come Renzi, o peggio ancora da una sciacquetta come la Maria Elena, capito? Sono due cose completamente diverse. Una Costituzione che è stata votata dopo che la discussione sulla Costituzione nella famosa Commissione del 75, coordinata da Meuccio Ruini, che è stato un grande costituzionalista, ha discusso di cose importantissime, e la discussione è stata fatta tra forze, come ho già detto più di una volta, tra l'altro, che tenevano conto, massimo conto, in conseguenza proprio della cultura precedente, della componente lavoro, però forze che si contrastavano, perché erano forze in contrasto, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Socialdemocrazia, Socialismo, Socialismo Leniniano,
repubblicani, partito repubblicano che per poco che rappresentasse era in Costituzione con personaggi di alto livello. Voglio ricordare che l'ultima persona che poi è stata messa al bando perché ovviamente dava fastidio ai poteri forti dell'epoca è stato Randolfo Pacciardi. Randolfo Pacciardi ha tentato di proporre una trasformazione, ma una trasformazione all'interno di questo sistema, nel senso che la Repubblica Presidenziale doveva essere una trasformazione costituzionalmente ragionevole e valida e discussa in termini costituzionalistici. Questi invece sono i truffatori di basso conio, sono dei venditori di fuffa, sono dei venditori di fumo. Che però sono molto convincenti. No, non lo sono, hanno convinto le vecchie e le vecchiette e hanno convinto quelli che fanno parte del loro giro. Allora, di recente, lo voglio dire perché è molto importante, hanno fatto girare, come capita sempre in questi casi, coinvolgono, si mobilitano esponenti del mondo intellettuale, artistico, teatrale e quant'altro. E allora hanno girato alcune firme. Il bello è proprio questo. Hanno fatto girare alcune firme e dire, ah vedi, c'è Bolle, il ballerino Bolle che è favorevole al sì, ai cazzo, mentre Balle è favorevole al sì. Se andate a vedere, è lì appunto la comunicazione truffaldina, se andate a vedere dei grandi intellettuali italiani, non ce n'è nemmeno uno. Benigni. Ma Benigni, Benigni non credo che sia stato nemmeno firmatario, perché Benigni è uno che i compromessi li conosce molto bene, sta a galleggiare molto bene, allora è uno che era legato da tempo al vecchio Partito Comunista e non credo che si voglia giocare certe vicinanze. Benigni è andato assieme a cena con Banana. È vero che e Renzi si è portato dietro, no, Benigni, tant'è vero che qualcuno ha detto che sembravano quei due personaggi dei film, Scemo e Più Scemo, dove però Più Scemo è Renzi, intendiamoci bene. Ecco. Però quelli sono molto simpatici. No, Benigni è un Benigni ormai è stuccato, è stato un grandissimo attore. Grandissimo artista. È un vero artista, però ha stuccato anche lui, perché ha ceduto, non è facile, non è facile non cadere nell'eccesso. Vabbè, ho detto questo perché era importante che si sapesse. Anche lì c'è una mistificazione. Ripeti per favore i siti a tutti gli amici. Allora, ripeto a tutti gli amici, ripeto, i nostri due blog, ne abbiamo altri affini, ma no, quelli che noi vorremmo che voi amici visitaste, sono due. Uno è Accademia della Libertà Reloaded, lo dico facendo lo spelling in modo che si capisca, se no vi con Reloaded la gente lo capisce. E l'altro è Alba Mediterranea YouTube, va bene? Andate e vedete questi nostri video. Questo nostro video verrà messo su uno dei due tra domani e dopodomani e potrete vedere per intero. E io devo dire l'ultima cosa. L'ultima cosa la facciamo dire all'avvocato Cerchiara. Io volevo dire quest'ultima cosa, che per qualsivoglia tema, per qualsivoglia questione, per qualsivoglia dubbio, per qualsivoglia consulto, per qualsivoglia discussione che mi si vuole fare, qualsiasi persona mi può chiamare al 333-87-84-312, ripeto, 333-87-84-312, sono a disposizione. Naturalmente molte persone mi chiamano per questioni che riguardano Equitalia, le banche, il canone praticamente inserito nella bolletta elettrica, eccetera eccetera, oppure per questioni legali. Mi possono chiedere tutto, sono sempre a disposizione. Ripeto, 333-87-84-312, naturalmente compatibilmente con i miei impegni, perché se sto in tribunale come faccio a rispondere? Chiunque mi può chiamare, poi mi può richiamare se mi trovo impegnato in quel momento. Anche l'email mia, stessa spiaggia, stessa mare, chi la vuole utilizzare, maurizio.cerchiara@libero.it. Molto facile, ripeto, sono a disposizione delle persone. Non, non,
non mi devono dare niente delle persone. Sono a disposizione per rendermi, per dire quello che ho studiato. E quindi maurizio.cerchiara@libero.it. Il telefono 333 87 84 312. Buonasera a tutti e visto, buon no al referendum. Visto che mi hai provocato, devo concludere io, ecco. Devo con una frase, una grande frase di un grande uomo che è stato Giuseppe Garibaldi, che era stato più grande di quanto non si creda. Così scrive e dice, no, scrive perché l'ha scritto su Cantoni, sul suo famoso romanzo Cantoni il legionario. Su 1000 individui, 900 e più cercano un impiego e 900 genitori sono felicissimi quando lo trovano per i figli. Poco importa se sia per fare il birro o l'usciere. E poi tutti ci vengono a rompere le scatole con la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza umana. Frase di Giuseppe Garibaldi, che questa gente la conosceva molto bene. Ok? Arrivederci a tutti. Io direi che è andata bene stasera, perché io ho detto un concetto che per la prima volta si tenta dal punto di vista giuridico di sottrarre la supremazia, la sovranità a un popolo, la sovranità a un popolo. E questo non deve accadere, perché mi è venuto stasera.